Rapina questa mattina con conflitto a fuoco a Palermo. 4-5 rapinatori hanno aspettato che Metronotte e la Setta Trasporti arrivassero davanti alla Banca Intesa in via Leonardo da Vinci, nel quartiere Uditore. Hanno aspettato che il vigilante con i sacchi pieni di soldi scendesse dal furgone e lo hanno aggredito alle spalle. Due Metronotte hanno iniziato a sparare. I rapinatori hanno risposto al fuoco. È rimasto ferito a terra Francesco Tamburello, di 50 anni. Un proiettile lo ha colpito alla testa. Secondo una prima diagnosi dei medici di Villa Sofia, il colpo è entrato ed è uscito dal cranio. L'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata. Assieme a Tamburello questa mattina nel furgone c'era anche Mariano Perrone, 43 anni. I rapinatori si sono partiti via, un bottino da 200.000 euro e le pistole di entrambi i vigilanti. Nel luogo della rapina c'erano diversi colpi di pistola, alcuni di colpi hanno perforato i tabelloni pubblicitari. Abbiamo avuto paura, racconta un'impiegata di un negozio nei pressi della banca. Abbiamo sentito attorno alle 10.30 diversi colpi di arma da fuoco. Ci siamo infilati dentro il negozio aspettando che finissero. Una volta che nessuno sparava più siamo usciti fuori, abbiamo visto i Metronotte a terra e abbiamo chiamato i soccorsi. Nei pressi della banca c'era un migrante che con il banchetto vendeva cover di telefonini. È stato terribile il racconto, ho visto tanta gente che scappava, io sono rimasto impietrito, avevo le gambe paralizzate, ho cercato rifugio dietro questo muro, è stato davvero terribile.